Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva e non chiedermi perché. Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. Napoli! Napoli! Napoli è per te! Napoli è per te, forza Napoli! A uno, due, a tre, io ti voglio bene assai, e tu non pensi a me, io ti voglio bene assai, e tu non pensi a me. Scorrea nanzina la lagrima così deciso a me non chiagnerà caduto non mi sarraia la salvezza per il Bologna che invece potrebbero valere l'ottavo posto in classifica, prova a salire il Bologna, non ci riesce a trovare spazi sulla sinistra con Lukumi che è costretto ad andare all'indietro e dunque quando siamo arrivati al quarto minuto non cambia il parziale allo stadio Castellani. Osimhen ha pareggiato il Napoli, settimo minuto sul cronometro nel corso della ripresa e dopo un'azione insistita d'attacco e due calci d'angolo consecutivi, finalmente dopo tanti tentativi Victor Osimhen con il piattone destro ha fulminato il portiere avversario depositando il pallone alle spalle del portiere Silvestri. 1-1 tra Udinese e Napoli, il pareggio di Victor Osimhen. Attenzione, è finita! Sono le 22 e 37 minuti del giorno 5 maggio 2023. Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria. Tutti i tifosi in campo a festeggiare con i giocatori di Luciano Spalletti che siamo qui a celebrare uno scudetto meritatissimo. Complimenti ragazzi, chapeau per il vostro scudetto, complimenti, non vedevo l'ora di complimentarvi con voi perché ragazzi l'avete veramente stravinto. Vince lo scudetto a Napoli, è una roba straordinaria, al di fuori dell'ordinario, lo dice la storia, lo dice la tradizione, vince lo scudetto a Napoli, non è come vincerlo a Milano o a Torino. Vincere lo scudetto a Napoli è un evento memorabile e chi vince lo scudetto a Napoli entra di diritto nella storia. È finita, è finita.
è finita. Giovedì 4 maggio del 2023 il Napoli si laurea campione d'Italia meritatamente. Ha stradominato questo campionato dall'inizio alla fine. E come il Diez, Maradona, Diego che da lì su ora starà ridendo perché finalmente dirà: il Napoli ha vinto uno scudetto anche senza di me. Che il Napoli è campione d'Italia, ufficialmente. E non basterebbe un applauso dei 4-5 giorni di fila, perché sì, secondo me qui parliamo di un vero e proprio miracolo sportivo. Comunque 13.000 napoletani sono partiti per Udine a festeggiare questo scudetto, come ho detto, guardate che lo immagino pure al San Paolo, quello che cavolo stanno a fa. Questo video va oltre le rivalità sportive e tutto quanto. Il Napoli è campione d'Italia. Invece del suo sono felice per i tifosi, perché aspettavano questo momento da troppo tempo. Sarà una festa clamorosa. I complimenti di tutti noi interisti sinceri, almeno da parte mia. Gli altri pirla io non parlo per gli altri pirla. Tutti i complimenti al Napoli. Sono felice perché Napoli è una città importante. È ora che anche Napoli in questa Serie A sia protagonista. Adesso e per sempre, tutto speriamo. Vero, raga, è tutto vero. Il Napoli è campione d'Italia da lassù, nell'alto dei cieli. Un ghigno di felicità di Diego Armando Maradona. Sono giorni, sono settimane in realtà che Napoli già indossa il vestito, quello che indossi per le grandi occasioni. E quando se l'è visto addosso, gli è anche piaciuto. Però adesso c'è da uscire di casa e da sfoggiarlo con orgoglio sto vestito qua, no? Da mostrarlo a tutti, perché quella di stasera è una serata di eterna gloria. Questa volta è arrivato primo con merito, non tanto per il distacco ma per la qualità del gioco. E ripeto, uno scudetto così, che vale molto di più di un numero maggiore di scudetti, nonostante ci sia qualche juventino che sbeffeggia il Napoli perché sono solo a 3, è uno scudetto che non si era mai visto ed è forse il migliore che si sia vinto negli ultimi anni in Italia. Un bacio per tutta Napoli.